Preghiamo per la pace del mondo e preghiamo per la pace anche delle nostre famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo cuore. Mancano pochi minuti, la Vergine del Carmelo sta per lasciare il santuario della Madonna delle Galline in piazza. Migliaia di persone che attendono l'uscita della statua che oggi attraverserà praticamente tutta la città. Un viaggio lungo, ricco di emozioni e di suggestioni che si concluderà soltanto in serata. Camminando per Pagani, nei vicoli, nei cortili, ci si imbatte anche nei profumi e nei sapori della festa. In ogni angolo della città c'è chi è al lavoro per preparare i carciofi. Allora, signora, lei quanti ne ha già preparati durante questo? Ho fatto già 20 ieri, adesso sono una quindicina. Sono tradizioni che non vanno mai eliminate, insomma, bisogna portare... Mai. Non so, la finché che dice ci vengo a terra... Il segreto qual è? I prodotti insomma buoni? Dentro, l'aglio, prezzemolo, che secondo quelli che uno piace, ci possono mettere i peperoncini forti, ci possono mettere il pepe, ci possono mettere le panna a pancetta dentro, che è saporito. Più saporito, però la tradizionale è semplicemente olio, aglio e prezzemolo con sale. Signora, ma oggi anche a tavola il tagliolino per lo schizzo non deve mancare? Mai, quella è una tradizione. Mamma mia,
La Vergine sta per arrivare in Viale Trieste, uno dei quartieri più popolosi della città di Pagani, un quartiere che in questa occasione praticamente si veste a festa. Tutta la popolazione partecipa, lo vedete sui balconi, le coperte, i drappi più preziosi, tra un po' voleranno petali di rose e coriandoli, in strada c'è tanta gente, la Madonna delle Galline sta per arrivare qui, dove sarà accompagnata ancora una volta da tanti fedeli, dalla banda e anche dai fuochi pirotecnici. Il viaggio della Vergine del Carmelo prosegue fino a stasera, la Madonna delle Galline toccherà praticamente ogni angolo della città e in ogni zona ci saranno tantissimi fedeli ad attendere il suo passaggio.